cosa sono le vostre società, c'è il fatto che rappresenterete l'ora. Inoltre, voi siete state selezionate a discapito di altri che avrebbero potuto essere selezionati. Avete un ulteriore alto obbligo morale di fare in modo per chi non ha potuto partecipare o non ha voluto o avrebbe avuto forse la possibilità di partecipare, è quello di dimostrare che voi siete i migliori, ma non per me, non per loro, per voi e per il Piemonte Valle d'Aosta e per la società, non per il comitato regionale. Quindi essere qui, se io fossi al vostro posto mi sentirei onorato, ma nello stesso tempo mi sentirei responsabile, perché non è una gita, non deve essere una gita, ma deve essere un momento in cui voi mettete in campo quello che avete dimostrato nelle vostre società individualmente, che siete bravi a dimostrare. Pertanto a noi quello che interessa in questo momento è che voi facciate il meglio possibile quello che è il compito di una rappresentativa. Dovete divertirvi, ma seriamente, nel senso che il divertimento deve passare comunque sulla responsabilità di quello che abbiamo detto. Noi non andiamo a fare una gita, andiamo là per dimostrare quello che siete, lo ripeto, in campo, e se notate ve lo dico, è fuori campo. Poi ovviamente andiamo là per vincere, questo è indiscutibile, credo che nessuno di noi giochi per non vincere. Ma noi vinciamo nel momento in cui dentro il campo, sul campo, facciamo vedere che siamo persone serie. Portiamo con la testa, col cuore, i piedi devono servire per toccare il pallone, le mani non devono essere usate né contro gli altri, meno che mai non lo accetto, prendo, prendo e mi mando a casa se voi toccate o andate a discutere con l'altro. Non esiste. E lui ha avuto, abbiamo gestito una società insieme tanti anni fa, io ho sempre detto, voi dovete fare un gol in più dell'arbitro. L'arbitro non c'entra niente, siete voi in campo, voi. Quindi per quello che ci riguarda in campo è fondamentale, poi fuori dal campo. Dimostrate di essere persone responsabili, e ripeto, andate a promuovere, a far vedere quello che è il Piemonte Valle d'Aosta. Quindi anche io non accetto fuori dal campo, in hotel eccetera, casini, schiamazzi. Ci si diverte, io credo che tutte le persone che vi aiutano sono qui, sono persone che hanno anche piacere di divertirsi. Se avrò la possibilità verrò e ci divertiremo anche insieme, io sono un giapparellone, ma quando è ora di essere seri, dobbiamo dimostrare di essere seri. Quindi, per quello che mi riguarda, io spero e credo che sarà una bella avventura, una bella. Mettiamocela tutta, cercherò di venire il più possibile, io chiedo scusa se non sono riuscito a venire prima, ma mi tenevano informati, però quello che importa di più che ci siano siete voi, non io. Quindi quello che conta di più siete voi, e ovviamente chi vi segue, siete un mister eccellente, io ho ricorso per tanto tempo come giocatore, perché era veramente un gran giocatore. Sì, era veramente un grande giocatore. I dirigenti che avete, i dottori e non solo, sono persone assolutamente per bene, avete uno staff, cerchiamo di fare in maniera che tutto sia organizzato al meglio, poi da lì in avanti dipende da voi. Io non vi chiedo, guardate, per me qualunque risultato è, mi va bene, purché non si parli di sconfitta e di pareggio, ok? Capito? Ho capito l'antifono, ragazzi. Capito? È una battuta, Io mi aggiungo, dico una battuta, la caratteristica, noi siamo presi in giro in tutta Italia, ragazzi, per un motivo. Tutte le parti d'Italia dicono che siamo Bujaneng, ma non sanno l'essenza del significato. I Bujaneng rappresentano l'esercito torinese, 4.000 contro 40.000 francesi, che non ha indietreggiato di un passo. Quindi noi siamo i Bujaneng e in Trentino vedranno tutti cosa significa essere Bujaneng. Ricordatevi bene questo. Ok? In piedi, ragazzi, salutate il presidente, lo salutate. Buon lavoro. Ragazzi. Buon saluto. Ci vediamo qui in Trentino.